Buongiorno ragazzi, oggi io voglio mostrarvi come mi sono creato il mio cavetto per il controller wireless 360. Per chi non lo sapesse, il cavo originale ha un jack particolare che entra in questa porta, manda la corrente al controller e ricarica le batterie ricaricabili che stanno dentro, oppure se non ci sono, comunque fornisce la corrente necessaria affinché il controller funzioni. Però continua sempre, anche col cavetto, a funzionare ad infrarossi, e questo dà la possibilità di mettere il cavetto, non soltanto di metterlo all'Xbox, ma anche ad una qualsiasi fonte di energia. Quindi possiamo collegare il cavetto al computer, visto che possiede una spina che altro non è che un jack USB, e potrebbe anche essere collegato al caricatore di un cellulare, ad esempio. Perché io decido di farlo da me? Perché se lo vendono a 10 euro circa. E mi sembra veramente assurdo, quindi per una questione proprio di principio, è un cavetto, cavolo, è un filo, è un filo. Bene, e allora me lo sono fatto da solo. Vi faccio vedere come si fa. Io ho utilizzato il filo vecchio di una Kinect, e non funzionava più il caricatore di questo filo. Per chi non lo sa, la Kinect ha due fili, uno che si collega con la spina USB alla console per fornire i dati, e l'altro al cavo di alimentazione. Io ho tagliato le parti che si erano rovinate e le ho unite fra loro. Voglio puntualizzare una cosa, perché l'ho visto in altri video che dicono: ah, mi raccomando ragazzi, il rosso è il positivo, il nero è il negativo. D'accordo, di solito è così. Però non è una regola, perché ad esempio questo filo aveva questi colori, ma l'altro aveva il filo bianco e il filo marrone. Quindi quando è così dobbiamo andare a tentativi. Comunque nel mio caso, ma dico nel mio caso non è una regola, il filo bianco corrisponde al nero e il marrone al rosso. Ok? Fatto questo, io ho collegato anche al caricatore del telefono questa spina, e funziona. All'estremità ho comprato veramente a poco, a 1 euro da ferramenta, questi connettori elettrici. Uno corrisponde al positivo e l'altro al negativo. Ora vi faccio vedere perché. Il motivo è questo qui. Ho sistemato nel controller esattamente dove vanno le batterie, ho infilato sotto dei fili che corrispondono al positivo e al negativo. Quello di destra è positivo, quello di sinistra è negativo. In questo modo noi potremmo anche inserire lo slot con le batterie e verranno ricaricate. Ho fatto questa operazione in modo che, con facilità, quando non ci serve il filo, potremo sganciarlo da qui, e quando ci serve riagganciarlo. Ora facciamo la prova. Ecco, è un po' duro, ma è giusto che sia così, perché non ci deve sfuggire poi quando giochiamo. Ah, un'altra cosa che mi è venuta in mente dopo è che potremmo usare anche un cavetto USB, ad esempio di un cellulare, di quei cavetti per ricaricare i cellulari, magari di quelli rotti, perché quando si rompono di solito si rompe il jack che si ricongiunge al telefono. Quindi basta tagliare 3 centimetri sotto il jack che si ricongiunge al telefono, e noi avremo un cavetto utile per fare questa cosa.
L'unica cosa è questa, è che se vogliamo poi fare un filo che si sganci in modo che non avremo sempre questa cosa attaccata al controller, potremmo usufruire ad esempio di un altro jack USB maschio e l'altro è femmina. Così facendo, questi fili dentro già ne hanno due, hanno già il positivo e il negativo, e quindi vi basterà un jack solo. Io invece ne ho dovuti usare due, d'accordo? Però per funzionare funziona. Ora faccio la prova. Mettiamo la spina USB nel caricatore, quindi non è neanche collegata all'Xbox direttamente. Facciamo, ecco, si è acceso e anche l'Xbox si è accesa. Spero che vi sia stato utile questo video e vi saluto, vi auguro una buona giornata.